L'hanno chiamata la Spedizione dei Mille, l'edizione 2011 del Social Party di Scandicci, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. E infatti erano circa 1150 le persone che hanno partecipato alla cena di lunedì 6 giugno in piazza Matteotti, organizzata dal Comune e dal Social Party di Scandicci con il contributo di Confesercenti per l'allestimento. Una serata all'insegna della solidarietà, che aveva anche l'obiettivo di raccogliere fondi a favore di FILE, la Fondazione Italiana di Leniterapia, un ente no profit che opera nell'ambito delle cure palliative e che offre assistenza gratuita, medica, infermieristica e psicologica ai malati terminali. La cena, accompagnata dalla musica della big band Bellini, ha rappresentato anche un'occasione di socialità e di incontro fra le tante persone impegnate nelle associazioni di volontariato di Scandicci. Un modo davvero divertente di unire il tema del volontariato a quello della buona cucina. I miei genitori venivano a questa cena del volontariato e io mi sono aggregata a questa cosa, anche perché vabbè, io lavoro nel sociale, quindi in realtà insomma a me queste cose piacciono, non è una cosa totalmente fuori dalle mie righe. Io lo faccio di lavoro, ma sono contenta di sapere che c'è tutte queste persone magari fanno volontariato, che comunque si adoperano per questo. Fa piacere sapere che comunque queste 1150 persone, insomma, so che sono sante, unito al 150esimo dell'Unità d'Italia, se no erano 1000, mi hanno detto, quindi insomma 1150, il motivo è questo, se non lo sapevate, il motivo è questo. Poi fare volontariato è una cosa bella, secondo me, cioè uno se lo deve sentire dentro, se uno non se lo sente, secondo me è giusto che faccia un'altra cosa. Chi sceglie di fare volontariato lo deve fare col cuore, perché è una cosa difficile, perché è una cosa che richiede costanza, che richiede impegno, va fatto in un certo modo e con un certo criterio. Questo io penso del volontariato e del lavoro sociale. Fra le tante personalità presenti in piazza Matteotti, il sindaco di Scandicci Simone Gheri e il grande vignettista Sergio Staino, padre di Bobo e figura di riferimento per tutto il mondo della cultura dell'area fiorentina. Possono essere che parole belle e positive, perché queste sono cose per una città e per un territorio, sono cose importantissime, e attraverso questo stare insieme per dei motivi di solidarietà, per dei motivi che ci toccano tutti da vicino, motivi non ideologici ma motivi pratici di vita, è attraverso queste cose che cresce un territorio, che cresce la civiltà, cresce la democrazia. Poi tutto un tratto viene un giorno e si dice: ma come mai Scandicci ha sempre quelle belle posizioni in tutte le cose che capitano? Perché se dietro c'è questo lavoro e questo stare insieme, le cose migliori, è come setacciare, ecco, le cose peggiori vanno buttate via e le idee più belle vengono a galla. Non moltissimi i giovani presenti, ma determinati nel dare il proprio contributo alla serata, come del resto nella loro attività quotidiana di assistenza e di aiuto agli altri. Faccio parte della Misericordia, facciamo sociale e sanitario, tutto quello che riguarda il sociale, dalle dimissioni a proprio all'aiuto delle persone, a portare a fare le visite, tutto quello che riguarda il sociale, e il sanitario, l'ambulanza e l'emergenza. È difficile, però è bello fare volontariato, perché comunque le persone ti danno più di quello che te dai a loro, quindi è comunque, il volontariato è bello. L'associazione Spingi la Vita. L'associazione tenta di sensibilizzare il problema delle persone disabili, dare una mano informativa. I soci sono più di 500, i volontari dipende molto dall'evento che stiamo organizzando, comunque c'è un nocciolo duro di credo 17 persone circa, che è il direttivo dell'associazione, però ci allarghiamo all'evenienza anche 30, 40, 50 persone. Il punto di riferimento è il sito internet www.spingilavita.it, e da lì ci sono vari contatti, il cellulare, la mail. Poi siamo un'associazione del territorio, quindi facilmente negli eventi sociali che riguardano Scandicci ci trovate. È una grande forza, sono tante persone, tanta energia e di conseguenza tanta forza, possiamo fare tante cose tutti uniti insieme. La pioggia battente che si è scatenata nel bel mezzo della cena non ha impedito di rimanere alle persone presenti, che dopo essersi riparate alla meglio hanno ripopolato piazza Matteotti.
La serata si è potuta così concludere, come previsto, con la consegna dei premi della lotteria allestita per incrementare ancora di più il contributo a file